Siamo a Tallinn alle 21 e 21 del 13 luglio 2016, siamo appena arrivati all'ostello ed è una figata pazzesca, cioè non è un ostello, è un appartamento fighissimo. Allora, questa è la porta d'ingresso, bisogna lasciare giù le scarpe, questa è una porta che però non ci hanno detto dove porta, quindi noi non indagheremo. Lì c'è un piccolo sgabuzzino, questa è la nostra stanza, che carina, che figata, qui c'è una lampada. Una scrivania carinissima con dei fiori finti, una finestrella con una rosa finta e c'è una vista carinissima. Poi qua c'è un armadio che non ho ancora perlustrato, non so cosa ci sia dentro. Qui c'è l'aperanzolo, una toeletta, che figata! Poi si va di qua, qui c'è lo specchio di prima e qui c'è il salottino, anzi da stiro, una mappa, qui c'è la TV, delle altre finestrelle, qui sotto deve esserci un locale, qualcosa, guardate che bella vista, pieno di verde questa città, lì c'è anche un piccolo scorcio, queste cose che non posso mangiare se non muoio. Poi andando di qua c'è un piccolo bagnetto e qui non hanno il bidet, ma hanno la doccetta per pulirsi. Di qua c'è la cucina, è carinissima. Un po' moderni, anche qui immersa nel verde. Abbiamo il caffè, vabbè, poi sarà insomma il caffè di Tallinn, non certo quello italiano, però insomma noi lamentiamoci. Qui c'è il tè, una tovaglietta bruttissima, ma facciamo finta di niente, delle fette di pane abbandonate, e qui un'altra finestra, ma adesso andiamo a vedere la parte più bella. Oddio, quando l'ho vista ho detto non è possibile. La lavatrice, no scherzo, è un punto forte, è questo ragazzi, c'è l'idromassaggio, cioè io mi metto a mollo qui per 5 giorni e non faccio nient'altro, qui c'è la doccia, qua c'è l'idromassaggio, oddio, non ci sono le tende però, vabbè, faremo l'idromassaggio nudista, che bello, che bello, che bello. Buongiornissimo. Qualcuno vuole del caffè? I problemi di un italiano all'estero. Io non ho la più pallida idea di come si usi questa cosa. Ok, allora adesso stiamo aspettando il nostro bus a due piani per andare a vedere la torre televisiva. Ci sono due compagnie, quella che vedete in fondo, vediamo se riesco a zoomare. Questa qua è quella che c'è anche in Italia, c'è anche a Padova. E questa invece è un'altra compagnia, quella della Tallinn Card, che dura 3 giorni dall'attivazione. E appunto questi autobus si può salire e scendere quando si vuole e portano alle attrazioni turistiche. Quindi è molto bello perché oltre a essere panoramico, appunto arrivi nei posti dove vuoi andare senza
dover prendere i trasporti, quelli normali, tra virgolette. Fa caldissimo. Alessandro sta mangiando questo Carne snack, secca come se carne piovesse. secca, che è piena di aglio. Io ho preso quella di maiale e non l'ho ancora aperta, ma se è piena di aglio, se la mangia lui. Che schifo! E sappi che non ti bacerò tutto il giorno. Ah, e poi ho trovato una cosa che in Italia non trovo più, che facevano una volta, mi pare la facessero a San Benedetto, che è l'acqua aromatizzata alla pesca. Mi ricordo che facevano quella al limone e quella alla pesca, nelle bottiglie quelle col tappino che si tira su. E boh, in Italia non si trova più, adesso ho trovato quella alla pesca, ieri invece che ce l'ho qua in borsa, avevo preso quella aromatizzata all'uva ed è molto buona, non è dolcissimissima, quindi ottima. Guarda che carine! È pieno di casette così qua, sono troppo belle. Poi mi Se sbizzarrirò. la bambina No, adesso. adesso appena torno a Padova, la prima cosa che farò è sbizzarrirmi su The Sims a creare le casette così, sono troppo belle. Wow! Allora, praticamente ho letto una storia interessante su questa torre. In realtà non si sa se sia completamente vera. Comunque, praticamente quando stavano difendendo la Repubblica appena nata dell'Estonia, nel 91 i sovietici cercarono di occupare questa torre, che era quella appunto da dove trasmetteva la TV, e si dice che gli estoni bloccarono la porta dell'ascensore con una scatola di fiammiferi, così i sovietici furono costretti a farsi più di 1000 gradini a piedi, dopodiché attivarono, questa non si sa se ci fosse veramente, attivarono un congegno per togliere l'ossigeno dall'aria all'interno della torre che serviva in caso di incendio, e quindi asfissiarono tutti i sovietici. Anche le copertine, perché fa freddo, noi ci siamo messi la felpina. Oh, thank you. Thank you.
adesso che siamo... Ma come fa lo splendido. Ta-da! Guardate come cambia colore. Wow, è bellissima. Si mette sia a cantare. Buongiorno. Secondo te è quello di ieri? No, un altro questo. Ciao. Sto guardando il tuo grissino. Non so cosa mangia. È un gabbiano, si mangia i topi. Cosa vuoi? Che io mangia pesce di solito un gabbiano, però suoi prove. Beh, a Venezia secondo me si... Ho visto una volta dei gabbiani che sventravano un piccione morto. Basta che non lo fai entrare perché... No, aiuto. È lì nel vaso. Eccolo che arriva. Sto facendo avanti e indietro. Dai che ce la fai, Bravissimo. Oh, bravo. Ma non se ne va più, sai. Cerca ancora. Aiuto. Spacca il vetro. Siamo in un mercatino vicino alla fermata dell'autobus che stiamo aspettando, che passa fra mezz'ora. E queste sono le cose che vendono a luglio. Lì ci sono i cappelli di lana, quei pompon, tutti questi ponci di lana. Questo è carinissimo. Mi piacciono i bottoncini.
capelli di lana cotta. Oh, carina questa. Sono le persone con le giacche. Oggi è una giornata brutta, piovosa. E vengono tutte queste cose pesanti a luglio. Non sono così impedita. È scendere il problema. Adesso non posso né scendere né salire. Cos'è quella cosa? Un cannone? Ah no, non è un cannone, sono dei mega giga ingranaggi. Wow! Voglio portarmelo a casa. Wow. Rifinti. Quello del capo, certo, del capitano Benjamin Walter, longest serving captain of the icebreaker. The saloon. Beh ragazzi, ciao, guarda che bello, è un sottomarino, wow, si entra di qua, è futuristico questo posto ragazzi.
Imo. Oddio, che emozione, sembra di entrare nel Nautilus del Capitano Nemo. E 20.000 leghe sotto i mari è uno dei miei libri preferiti. Oh, aiuto. Anche qua ci sono tutti gli effetti sonori. Wow, ragazzi, che mega figata. Queste sono le brande. Spara, 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 uccidi tutti. Vai, 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 vai. Anch'io voglio giocarci. Vai. Più giù, più giù, più giù. No, no, no. Bravo. C'è il codino. Io credo che sia questo. Che bello quel murale, vediamo se riesco a riprenderlo. C'è quella luce. È meraviglioso.